Prima Epistola di Pietro Apostolo. Pietro Apostolo di Gesù Cristo agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti ad una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile. Conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, nel che voi esultate sebbene ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce eppure è provato col fuoco risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo, il quale benché non l'abbiate veduto voi amate, nel quale credendo benché ora non lo vediate, voi gioite di una allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti, che profetizzarono della grazia a voi destinata. Essi indagavano quale fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire e fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro Perciò avendo cinti i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo, e come figliuoli di ubbidienza non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come dagnello senza difetto né macchia, Ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifesto negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare ad un amore fraterno non finto, Amatevi l'un l'altro di cuore, intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Capitolo 2. Gettando dunque lungi da voi ogni malizia e ogni frode e le ipocrisie e le invidie ed ogni altra sorta di maldicenza, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale onde per esso cresciate per la salvezza seppure avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati quale casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo poiché si legge nella scrittura. Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare eletta preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, è una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essi, infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia. Diletti, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima, avendo una buona condotta fra i gentili affinché laddove sparlano di voi come di malfattori essi per le vostre buone opere che avranno osservate glorifichino i Dio nel giorno che egli li visiterà. Siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini, al re come al sovrano ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. Poiché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene, toriate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti, come liberi, ma non usando già della libertà quale manto che copra la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate la fratellanza, Temete il Dio, rendete onore al Re. Domestici, siate con ogni timore soggetti ai vostri padroni, non solo ai buoni e moderati, ma anche a quelli che sono difficili, poiché questo è accettevole, se qualcuno per motivo di coscienza davanti a Dio sopporta afflizioni, patendo ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se, peccando ed essendo malmenati, voi sopportate pazientemente? Ma se facendo il bene, eppure patendo, voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio, poiché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio onde seguiate le sue orme. Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le cui lividure siete stati sanati. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e vescovo delle anime vostre. Capitolo 3. Parimente voi, mogli, siate soggette ai vostri mariti, affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nella intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore, fregiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di grande prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, Stando soggette ai loro mariti come Sara che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliuole, se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Parimente voi mariti convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile, portate loro onore. Poiché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite. Infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati onde erediate la benedizione perché chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni, rattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con frode, si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la procacci, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E chi è colui che vi farà del male se siete zelanti del bene? Ma anche se aveste a soffrire per cagione di giustizia, beati voi. E non vi sgomenti la paura che incutono e non vi conturbate, anzi, abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo il Signore pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza, onde laddove sparlano di voi siano svergognati quelli che calugnano la vostra buona condotta in Cristo. Perché è meglio, seppure tale è la volontà di Dio, che soffriate facendo il bene anziché facendo il male. Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato in quanto allo spirito. Ed in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate tra mezzo all'acqua. Alla quale figura corrisponde il battesimo. Non il nettamento delle sozzure della carne, ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, il quale ora salva anche voi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che essendo andato in cielo è alla destra di Dio, dove angeli, principati e podestà gli sono sottoposti. Capitolo 4. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi di questo stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato per consacrare il tempo che resta da passare nella carne non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio poiché basta l'avere dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefande idolatrie. Per la qualcosa trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Essi renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti, poiché per questo è stato annunziato l'Evangelo anche ai morti: onde fossero bensì giudicati secondo gli uomini quanto alla carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo Spirito. Ora la fine di ogni cosa è vicina. Siate dunque temperati e vigilanti alle orazioni, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri. Se uno parla lo faccia come annunziando oracoli di Dio, se uno esercita un ministero, lo faccia come con la forza che Dio fornisce, onde in ogni cosa sia glorificato i Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano, anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi! Perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicida, o ladro, o malfattore, o come ingerente nei fatti altrui. Ma se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi i Dio portando questo nome. Poiché è giunto il tempo in cui il giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. Capitolo 5. Io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che ha da essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente ma volenterosamente, secondo Dio, non per un vile guadagno, ma di buon animo e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge. E quando sarà apparito il sommo pastore, otterrete la corona della gloria che non appassisce. Parimente voi più giovani siate soggetti agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Ora l'Idio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà saldi, vi fortificherà. A lui sia l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Per mezzo di Silvano, nostro fedele fratello, come io lo stimo, vi ho scritto brevemente esortandovi ed attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. E così fa Marco, il mio figliuolo. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio di amore. Pace a voi tutti che siete in Cristo.